Allora, io sono Marcus Grande, signore e signori, bentornati negli Spotlight. Prima di cominciare lasciate un bel pollicione in su ed oggi vediamo la Matter Overdrive. Me l'avete chiesta in tantissimissimi, la stanno iniziando a mettere in un sacco di pack, non c'è un mod Spotlight in italiano e quindi ecco qua che arriva il signor Marcus Cron. Woohoo! La mod introduce due minerali, il dilithium che ci dà questo cristallozzo qua, eccolo qua, e il tritanium che invece va cotto e ci darà i lingotti, oppure polverizzato se avete una mod all'interno del vostro pacchetto che polverizza, quindi vi darà due polveri con cui fare due lingottozzi. Questi qui sono i materiali necessari per fare tutto quello che è della mod e anche altro che dopo vi farò vedere. Non so se riesco a fare tutto in un unico video, ma spero di sì. Dunque, la maggior parte dei crafting, infatti, di questa mod ha bisogno dei circuit. Quello normale si crafta così, ma tutti gli altri vanno messi nell'inscriber con, in questo caso, l'oro, poi il diamante e poi con lo smeraldo. Quindi se io voglio ottenerne uno d'oro, devo andare per forza di cose qui dentro. È un po' noioso, ma ci potrebbe anche stare, per farlo trasformare al costo di un bel po' di RF nell'MK2. Successivamente metto il diamante MK3, successivamente metto lo smeraldo MK4. Questi qui servono per i crafting insieme ai minerali, quindi senza non sa da fa. Un'altra cosa davvero davvero figa è che nel mondo potete trovare queste astronavi distrutte e abbandonate. Io il letto ce l'ho messo io, All'interno potete trovare degli oggetti, come in questo caso il Weapon Station. In un'altra ho trovato una cesta piena di roba. Ah no, eccola qua. Ci stanno delle razioni, ci sono dei moduli. Questi qui sono dei Focus Matrix e delle parti di androide che dopo vedremo. Infine ci stanno anche dei contratti, che sono questi qua, che sono davvero davvero fighi. Ci sono anche delle altre strutture dove all'interno ci sono dei mob spawner, dei mob caratteristici di questa mod, che sono davvero davvero ostici. Ma veniamo alla parte che più vi interessa, perché a voi vi interessa la parte di duplicazione, brutti luridi, perché volete duplicare. È complicata? Più o meno. È figa? Assolutamente sì. Dunque, la prima cosa di cui abbiamo bisogno è un pattern storage, questo qua. All'interno ci hanno messo i pattern drive. Come vi dicevo prima, tutte le cose che andrò a dirvi hanno bisogno dei circuit, quasi tutte ovviamente, quindi mi raccomando, fate sto inscriber della madosca. Dunque, noi mettiamo dentro al pattern storage questi pattern drive, sono delle memorie per gli oggetti che andremo a scansionare. Guardate qui, qui c'è una cobblestone al 100%, il grass block al 30%. Noi potremo duplicare soltanto le cose registrate qua dentro al 100%. Come facciamo però a registrare? Quindi noi facciamo il pattern storage, ci mettiamo dentro il pattern drive. Come facciamo? Dobbiamo fare un metal scanner. Come potete vedere vuole un circuit MK3, lo mettiamo qui dentro e adesso è linkato. Significa che noi possiamo andare in giro con il tasto destro a fare così, bbbbb. Vedete, mi dice che è al 40%, infatti qui dentro adesso il grass block è diventato al 40%. Normalmente dovremmo fare questo lavoro per almeno 10 volte, fino a quando non arriva al 100%, su tutti i blocchi che vogliamo duplicare. Voi dite, ma su tutti i blocchi, ma che palle. Sì, questo qui è il metodo semplice, il metodo diciamo free, perché non consuma energia. Se volete farlo fisso ma consumando energia, fatevi un matter analyzer. Se noi mettiamo ad esempio qui, quanto stiamo al 60% di glass block. Se noi mettiamo qui dentro i grass block, lui da solo, noi intanto facciamo le altre nostre cose, consuma energia ovviamente, si metterà ad analizzarlo. Quando arriva fino qui con questa bbbbb ci darà un altro 10% e così via. Quindi voi ne lasciate 4, arriverà al 100%, consuma energia e i materiali andranno persi. Quindi quando volete duplicare un blocco di ferro, sappiate che 10 blocchi di ferro verranno persi nel processo di analisi, ok? Che cos'è questo? Questi qui sono dei cavi. Io non vi faccio vedere i crafting, ragazzi, perché ogni volta dovrei stare, oh, qui ci vuole il ferro, che palle. Questi qui sono i Matter Network Cable. I macchinari vanno collegati tra di loro, ok? Ma non prendono più di due uscite. Quindi noi dobbiamo fare un Matter Network Router dove infilarci i vari cavi
che poi lui reindirizza i dati. Quindi se l'analyzer sta analizzando i dati, lui li manda qua e lui sa dove mandarli, ovvero al pattern storage. E infatti dovremmo vedere, siamo all'80%. Ah no, ti consuma meno robetta. Dai. Infine, anzi non infine, però quasi, il Matter Decomposer. Anche questo consuma elettricità. Hanno tutti i macchinari hanno una GUI dove possiamo mettere gli upgrade, le configurazioni. Molto molto figa questa GUI, guardate. Ah, fighissima. Pure bei suoni, cioè. Questo qui è molto semplice, in realtà distrugge la materia. Qualsiasi tipo di materiale che abbia un valore in KM, che non so che dovrebbe essere kilometer, probabilmente, lui lo distrugge e lo fa diventare una unità di KM, in questo caso, che però sparisce. Come mai sparisce? Perché accanto ci abbiamo messo un Matter Replicator e lui ciuscia, come potete vedere, via, sto lapiscazzolo via, ciuccia l'energia che viene prodotta, l'energia in materia, la trasformateria, non lo so, la materia, chiamiamola materia, da questo qua. Se non ci fosse lui l'accumulerebbe, ma senza un fine ultimo. Guardate qui, adesso siamo a 3,99, 400, 401, perché io ho messo due pezzi di dirt. Se mettiamo una cosa, che ne so, tipo il lapis e anche un po' scazzolo, che dovrebbe avere 4, ci metterà di più. Non ho capito perché c'è quello incastrato qua, ma va bene. Vediamo un po'. Ah, ci sta mettendo di più perché ci vuole di più, perché c'ha più materia. E adesso quei 4 finiranno qui dentro, perfetto. Come facciamo per ottenere le cose? Allora, fatemi prendere un secchiello di latte, milk. Dunque, dobbiamo fare il pattern monitor. Questo pattern monitor ci fa vedere gli oggetti che abbiamo analizzato e in quale quantità. Quando è verde possiamo richiederli, quando è rosso, tipo la dirt, ne ho messi soltanto il 10%, non possiamo richiederlo. Oddio, non so se possiamo richiederlo o no. Vediamo un po'. Prova, ci prova lo stesso al 10%. Quando ci prova, possiamo vedere qui che mi sa che non ci riesce. Vedete, sta scendendo. Sta scendendo. Intanto succedono dei debuff incredibili, togliamoci questo. Guardate, Hunger, Weakness, Potion e Nausea. Io ecco perché mi ero preso il bicchierozzo di latte. Ok, praticamente che succede? Quando non è analizzato, l'ho scoperto soltanto adesso insieme a voi, quando è analizzato poco, c'è un'enorme percentuale che possa fallire. Quindi lui sta provandoci mille volte e ogni volta mi dà la Matter Dust. Non è quello che vogliamo. Ecco qua, dopo svariatissimi tentativi, ci ha dato anche un sacco di Matter Dust. Abbiamo ottenuto un cubo di dirt, che proprio, vabbè, non è proprio quello che volevamo. Noi che volevamo qualcosa di più interessante, ad esempio il Block of Iron. Quindi è analizzato al 100%, la possibilità di fallire dovrebbe essere molto inferiore. Costa 288, noi ci abbiamo 300, quindi ne possiamo chiedere soltanto once. Mandiamo la richiesta, ci dovremmo essere, manca pochissimo. Io mi tolgo sto veleno maledetto. Vediamo un po', sto zoomando col fucile. È bellissimo, tra l'altro, il fucile ve lo fa. Eccolo qua! Signori, un cubo di ferro uscito dalla cobblestone. Cioè, figata, ci mette tanto, è tecnologica come mod, non è magica, non è l'equivalente, che è istantaneo. Ci mette un bel po', ci ha messo forse 2 minuti. C'è quell'effetto di debug, quindi noi ci dobbiamo allontanare con questo. Ce lo portiamo nella nostra base e questo qui invece lo mettiamo magari vicino al nostro reattore dove fare l'energia. E la cosa figa che ho scoperto insieme a voi è che se noi gli diciamo di fare, che ne so, noi abbiamo una Nether Star sola, ok? La mettiamo in analisi. Nether Star. Immaginiamo che quando abbiamo la Nether Star abbiamo anche un sacco di farm di cobblestone. Ci buttiamo dentro un botto di cobblestone in modo che qui arriviamo a 1000-1024. Questa qui infatti prende 1000. E noi gli facciamo fare un tentativo. Se ci riesce, bene. Se non ci riesce, ragazzi, chi se ne frega, ne la continuiamo a far fare fino a quando non ci esce. Nel momento in cui ci esce, la buttiamo qui, la analizziamo di nuovo e va al 20%, così aumentiamo le nostre possibilità. Avete notato infatti che quando non ci riesce, ci dà una Matter Dust. La Matter Dust è potenzialmente la stessa materia, la stessa quantità di materia dell'oggetto che stavamo facendo, quindi in questo caso era 1. Se noi la buttiamo qua dentro,
lui, il Recycle, ci trasforma in Refined Matter Dust, che in questo caso ci dà uno, quindi noi lo possiamo rimettere qui dentro e ci ridà lo stesso quantitativo di materia. Carino, spreca energia, badabonzi bonzi bo. Qui abbiamo l'inscriber che già avevo fatto vedere precedentemente, e qui c'è un singolo metodo di energia, di acquisizione di energia della mod stessa, ovvero il solar panel. Si crafta abbastanza facilmente, non è niente di complicato, e produce, se non sbaglio, 16 RF su tick. Andiamo a vedere. 16 RF su tick non sono per niente male. Dunque, questa qui era la prima parte della Matter Overdrive. Vi ho fatto vedere, vi ho spoilerato le armi, vi ho fatto vedere il network per modificare la materia. Manca ancora un sacco di robetta. In primis il reattore a fusione di gravità vaffanculo supersonico, che ce lo vediamo alla prossima puntata, tutte le armi, i cattivi e il come diventare un cyborg. Esatto, siamo i cyborg. Quindi, signore e signori, io vi salustro, ci vediamo alla prossima puntata. Lasciate un pollicione in su e condividete il video se vi è piaciuto. Io sono Marcus Cron, che la barba sia con voi. Ciao!